Buongiorno a tutti. Questo è un breve tutorial su come realizzare un'ecografia polmonare nei pazienti con sospetto o diagnosi di Covid-19. La sonda consigliata, in quanto la più universale, è la sonda Convex. La sonda lineare può aiutarvi a vedere meglio i particolari della linea pleurica e dello spazio sottopleurico. Ma la sonda Convex è comunque sufficiente per visualizzare tutto ciò che è necessario. Se il vostro apparecchio eco dispone di un'impostazione specifica per il polmone, scegliete quella, altrimenti utilizzate quella per ecografia addominale, che generalmente è accettabile. La sonda si può posizionare sia in modo longitudinale che trasverso rispetto agli spazi intercostali. In questo video useremo l'approccio trasverso per evitare l'interferenza dell'ombra delle coste. L'approccio longitudinale non è comunque sbagliato, ma rende più difficile una stadiazione. È importante visualizzare la linea pleurica, che è questa linea orizzontale iperecogena indicata dalle frecce verdi, e in particolare lo scorrimento orizzontale della linea pleurica, sincrono con gli atti del respiro, il cosiddetto lung sliding. Ed è importante essere sicuri di non visualizzare altre linee orizzontali iperecogene che possono essere presenti nell'ambito dei tessuti fra la cute e la pleura. Come in questo caso in cui si visualizza una linea iperecogena orizzontale, ma che non scorre con gli atti del respiro e quindi non è la linea pleurica. Ecco un altro esempio in cui l'apparente linea pleurica in realtà non scorre e infatti non è la linea pleurica, può essere una fascia muscolare. La vera linea pleurica si intravede qua sotto, indicata dalla freccia verde. Ricordiamo che quello che va considerato è lo scorrimento rispetto alle strutture sovrastanti. Come setting è utile avere una profondità di circa 8-10 cm da ridurre in caso di paziente molto magro o da aumentare in caso di paziente obeso. Il gain va ottimizzato per visualizzare bene la linea pleurica e il lung sliding. Se possibile, il fuoco andrebbe posizionato a livello della linea pleurica. Questo è lo schema che stiamo utilizzando nei nostri pazienti. Abbiamo l'emitorace destro e sinistro, suddivisi nella parte anteriore, laterale, posterolaterale e posteriore. Sulla base delle linee anatomiche parasternale, ascellare anteriore, ascellare posteriore, linea scapularis e paravertebrale. Ognuna di queste zone è a sua volta suddivisa in una parte superiore e una parte inferiore. Nel caso il torace posteriore non sia esplorabile, ovviamente le aree 7 e 8 da entrambi i lati vanno tralasciate. Se possibile, però, la scansione del torace posteriore è molto importante perché spesso le alterazioni sono visibili proprio a questo livello. Se il paziente è in decubito supino obbligato, la parte posterolaterale è comunque generalmente accessibile ruotando lievemente il torace del paziente. Per ogni area vanno esplorati tutti gli spazi intercostali presenti e considerato il quadro peggiore. Questo approccio e questo schema sono utilizzati da tempo, anche se soprattutto in terapia intensiva, però si adattano piuttosto bene a questi pazienti. Esistono ovviamente altri schemi ed approcci che possono essere ugualmente utili. Noi abbiamo scelto questo perché unisce una certa completezza a una discreta velocità di esecuzione. Utilizzare uno schema topografico del torace ci consente anche di stabilire un punteggio di severità ad ogni esame. Anche in questo caso usiamo uno score validato attribuendo un punteggio di 0 al polmone areato, o meglio al polmone senza segni di deareazione,
dove apprezziamo il langsliding e eventualmente poche, una o due, linee B separate. Dobbiamo stare attenti a non confondere per linee B le cosiddette linee Z, che sono degli artefatti verticali ma senza un significato patologico preciso. Rispetto alle linee B, le linee Z sono molto più sfumate, meno definite, non si muovono chiaramente con gli atti respiratori e non partono chiaramente dalla linea pleurica. Diamo poi un punteggio di 1 in presenza di almeno 3 linee B separate o di linee B coalescenti, ma occupanti meno del 50% dello schermo, senza franche alterazioni dello spazio sottopleurico. E diamo sempre un punteggio di 1, ma accompagnato dalla lettera P, quando le linee B occupanti meno del 50% dello schermo sono accompagnate da franche alterazioni dello spazio sottopleurico. Diamo poi un punteggio di 2 quando le linee B occupano più del 50% dello schermo. E anche in questo caso aggiungiamo la lettera P se a linee B occupanti più del 50% dello schermo si accompagnano delle franche alterazioni dello spazio sottopleurico. E diamo un punteggio di 3 se visualizziamo un addensamento. Se è presente l'addensamento, è utile descrivere anche un eventuale broncogramma con le sue caratteristiche. Dobbiamo aggiungere poi se è presente versamento pleurico. Alla fine sommiamo il punteggio della zona più dereata di ogni quadrante per ottenere uno score totale. La presenza o meno di alterazioni dello spazio sottopleurico non viene computata. Però è importante riportare questo dato anche perché in questi pazienti è molto frequente, in linea con la fisiopatologia del quadro. È importante sottolineare che il valore diagnostico e/o prognostico di questo approccio non è ancora validato in questi pazienti. Quindi è uno strumento molto utile per la standardizzazione, ma va usato con cautela e sempre integrato con la clinica e gli altri dati del paziente. Possono essere visibili delle chiare aree di risparmio, ovvero delle zone con tante linee B coalescenti adiacenti a zone dall'aspetto completamente areato. Questo è un pattern tipico nel danno polmonare non cardiogeno. E adesso vediamo insieme come eseguire un esame. Partiamo dalla preparazione della sonda ecografica che deve essere protetta con, se possibile, con un involucro, non necessariamente sterile. Quindi andiamo ad utilizzare in questo caso un coprisonda sterile, è in alternativa utilizzabile un guanto in lattice riempito opportunamente con gel ecografico. Quindi andiamo a applicare di gel sulla sonda prima della restrizione, la si va a ricoprire completamente con il coprisonda che verrà utilizzato e poi dismesso alla fine dell'operazione. È consigliabile, in linea generale, dedicare ai pazienti Covid ecografi dedicati per evitare contaminazioni e comunque indipendentemente dalla copertura tutte le superfici e le sonde devono essere sanificate in modo opportuno alla fine della procedura di acquisizione ecografica. Per andare a lavorare sul paziente è invece raccomandato l'utilizzo di un terzo paio di guanti che siano pazienti specifici e rimovibili alla fine dell'operazione. Ovviamente tutto deve essere condotto con una perfetta vestizione come da procedure codificate.
Iniziamo quindi l'esame. Applichiamo il gel sulla cute del paziente e partiamo con l'acquisizione del torace anteriore destro, quadrante superiore. Appoggiamo la sonda e a questo punto ottimizziamo l'immagine ecografica. La linea pleurica è il nostro punto di riferimento. Dobbiamo poterla visualizzare bene con il suo lung sliding. La profondità va regolata in modo da avere la linea pleurica nella parte alta dell'immagine, circa metà del quarto superiore. Ottimizziamo il guadagno sempre per visualizzare al meglio il lung sliding. E se possibile, posizionare sempre il fuoco a livello della linea pleurica. Ci spostiamo quindi sul quadrante inferiore, sempre del torace anteriore destro. Se registriamo una clip dovrebbe avere una lunghezza di almeno 5-6 secondi. Andiamo avanti quindi con il torace laterale, sempre destro, quadrante superiore e poi inferiore. È raccomandabile comunque esplorare ogni spazio intercostale all'interno dei vari quadranti, considerando poi il punto peggiore, ovvero quello con la maggior deareazione. Ci spostiamo quindi sull'emitorace sinistro, parte anteriore, quadrante superiore. Come per gli altri spazi, cerchiamo di visualizzare al meglio lo sliding pleurico. Poi ci spostiamo sul quadrante inferiore, sempre torace anteriore sinistro, anche se qui spesso c'è il cuore. E per la parte laterale sinistra ci comportiamo analogamente alla destra. Se il paziente può mettersi seduto, andiamo ad esplorare anche i campi posteriori. Qui siamo sul torace posteriore sinistro, quadrante superiore. Poi postero laterale, quadrante superiore, dove però la visualizzazione è molto limitata dalla scapola. Posteriore, quadrante inferiore e postero laterale, quadrante inferiore. Anche qua comunque si devono valutare tutti gli spazi intercostali, considerando poi per il punteggio il punto più deareato di ogni quadrante o area. Alla base polmonare è utile visualizzare il cosiddetto segno del sipario, cioè l'interfaccia fra il polmone e il fegato o la milza, dove si visualizza anche un eventuale versamento pleurico. Attenzione alla sanificazione della macchina. Deve essere posta estrema attenzione nella rimozione del coprisonda e la pulizia del macchinario. Rimossa la sonda, deve essere comunque sanificata l'intera apparecchiatura. In questo caso utilizziamo delle salviette igienizzanti precostituite. È necessario pulire bene sia la sonda che il cavo. È fondamentale eseguire anche una corretta pulizia della superficie su cui si è agito. Consiglio di eseguire una prima pulizia con ancora indosso i guanti utilizzati per la, con ancora indosso i guanti utilizzati per lavorare sul paziente, quindi procedere a una corretta rimozione del primo guanto che è stato utilizzato solo per essere solo sul paziente, e a quel punto con i guanti puliti andare comunque a ripetere un'igienizzazione sia della parte critica della sonda sia delle superfici più spesso utilizzate durante la raccolta dell'esame.
si raccomanda comunque agli operatori nell'organizzazione dei reparti Covid di dedicare per quanto possibile uno strumento ecografico al trattamento dei soli pazienti affetti da questa patologia.